nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Et cum Spiritu Tuo. Anima mea posse Domine Iesu. Deus, Deus, Deus estus, arte de luce vigilo. Spirit anima mea, et desideri.
Santo Spirito, Gaudeamus et super excelsis et nunc in saecula. Christi passionibus audiamus.
Esaltato con paziente Marte mi castari voluisti da ecclesie tue ut Christi passionis cum ipsa consorcio effecta iusum resurrectionis partecipis es miriatur qui te convivit et regnat in unitati spiritus sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Dal libro del profeta Baruch. Coraggio, popolo mio, tu resto di Israele. Siete stati venduti alle genti non per essere annientati, ma perché avete provocato lo sdegno di Dio, siete stati consegnati ai nemici. Avete irritato il vostro creatore, sacrificando ai demoni e non a Dio. Avete dimenticato chi vi ha allevati, il Dio eterno. Avete afflitto colei che vi ha nutriti, Gerusalemme. Essa ha visto piombare su di voi l'ira divina e ha esclamato: ascoltate, città vicine di Sion, Dio mi ha mandato un grande dolore. Ho visto infatti la schiavitù in cui l'Eterno ha condotto i miei figli e le mie figlie. Io li avevo nutriti con gioia e li ho dovuti lasciare con lacrime e gemiti. Nessuno goda di me nel vedermi vedova e desolata. Sono abbandonata per i peccati dei miei figli, che deviarono dalla legge di Dio. Coraggio, figli, gridate a Dio, perché si ricorderà di voi colui che vi ha provati. Però, come pensaste di allontanarvi da Dio, così, ritornando, decuplicate lo zelo per ricercarlo, perché chi vi ha afflitti con tante calamità vi darà anche, con la salvezza, una gioia perenne. Guarda d'Oriente, Gerusalemme, osserva la gioia che ti viene da Dio. Ecco, ritornano i figli che hai visto partire, ritornano insieme, riuniti dall'Oriente e dall'Occidente, alla parola del Santo, esultanti per la gloria di Dio. Et vinctos suos non despexit.
gaudentilum celi et terra. Maria et omnia reptilia in eis. Edificabit civitates Ione, et inhabitabunt tibi et posside puntea, et semen servorum eius hereditabuntea, et quidicunt nomen eius habitabuntinea. To the herbs. Brothers, in the days when he was in the flesh, he offered prayers and supplications with loud cries and tears to the one who was able to save him from death. And he was healed because of his reverence. Some thought he learned obedience from what he suffered. And when he was made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. Amen.
crucem Iesu Mater eius, et soror matris eius, Maria Cleofet Marie Magdalene. Cum vidis et ergo Iesus matrem et discipulum stantem quem diligebat, dicit matri, mulier, ecce filius tuus. Deinde dicit discipulo, ecce mater tua. Et ex illa ora cepit eam discipulus in sua. Verbum Domini. Oggi in questo luogo, unico al mondo, il Calvario. All'interno del Santo Sepolcro celebriamo la solennità dei sette dolori della Beata Vergine Maria, che in questo periodo quaresimale ci introduce verso la Settimana Santa, dove le liturgie che vivremo ci aiuteranno a comprendere la passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Questo venerdì di Passione, la Chiesa ricorda
i dolori di Maria, l'addolorata. Da secoli viene questa venerazione del popolo di Dio. Il nostro sguardo, anzi, il nostro affetto e dunque la nostra confidente invocazione si rivolgono oggi a Maria, da noi venerata come l'addolorata, perché ricordando i 7 dolori di Maria faremo insieme a lei il cammino della sua sofferenza, citati dai Vangeli che ripercorrono tutta la storia delle vergini. Ricordando la profezia dell'anziano Simeone, la fuga in Egitto, lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù, dodicenne nel Tempio di Gerusalemme, l'incontro della madre con suo figlio lungo la via della croce verso il Golgota. Lo stare ai piedi della croce partecipa delle sofferenze del suo figlio morente. L'accoglienza tra le sue braccia del figlio morto alla disposizione della croce e l'affidamento al sepolcro del corpo di Gesù. Il suo volto manifesta un enorme dolore materno, perché innanzi al suo figlio appeso alla croce possiamo vedere in lei le parole che Paolo ci ha confidato scrivendo ai Filippesi: io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Non possiamo oggi dimenticare il tenero volto di ogni madre carico di lacrime per ogni figlio e figlia esposti all'immane dolore della guerra, attravolti dalla sua forza distruttrice e disumana. Oggi vedo nel volto dell'addolorata e il volto di tutta l'umanità, anche attraverso questa guerra che stiamo vivendo quasi da spettatori vicino a noi, qui in Terra Santa a Gaza. I 7 dolori di Maria sono simili alle storie dolorose di tanti madri che oggi sono costrette a fuggire per trovare un rifugio sicuro per i loro figli sotto bombardamenti dove tutto intorno è stato distrutto. L'impotenza di madri che non hanno cibo per sfumare i propri figli, non hanno acqua da dare da bere, non hanno più niente, solo un soffio di vita che l'amore tiene acceso. Madri disperate che cercano tra le macerie i loro piccoli bambini. A volte non lo trovano più, non sanno dove sono stati sepolti, a volte senza vita, a volte esplodono di gioia perché li hanno ritrovati spesso feriti. Ed è così che la disumana, la tragedia, si trasforma in gioia perché il loro figlio è vivo. Ogni madre, come Maria, accoglie i loro figli tra le braccia, e come Maria, che accompagnò Gesù dalla deposizione della croce al sepolcro, abbiamo visto il dolore atroce nei volti di tanti madri che portano tra le loro braccia i loro bambini avvolti in tali bianchi verso la sepoltura, accrescendoli affinché questo passaggio sia lieve, verso un distacco doloroso, ingiusto,
che rimarrà come una profonda ferita nel cuore di ogni madre. Molte madri sono state private anche di questo ultimo abbraccio, da questo ultimo saluto. È difficile giustificare e comprendere la sofferenza di tante madri che hanno perso i loro figli, ma Maria, addolorata, ci insegna che diventa necessario entrare nel mistero della passione di Cristo. Maria addolorata si unì alla sofferenza della croce, non solo con la sua presenza fisica, ma soprattutto per amore del Figlio. Di fronte al mistero d'amore consumatosi sul Calvario, scorgono spontanei due sentimenti. Il primo è un senso di gratitudine verso la madre addolorata, che ai piedi della croce Maria cooperò con il Figlio alla nostra redenzione, accompagnata dal discepolo amato Giovanni. Gesù regala il discepolo a Maria e Maria al discepolo. E questo atto volontario di Gesù, che è arrivato lì perché nessuno possa prendere la vita, ma lui la dona, in un atto completamente autentico, libero, voluto. Il Signore Gesù regala tutto. Quest'uomo, completamente spoglio, continua a donare, come ha regalato il paradiso anche al buon ladrone, e regala adesso gli uni agli altri. Il secondo sentimento che suscita Maria addolorata è il desiderio di contemplare il crocifisso, di lasciarci sorprendere ogni giorno da lui. La croce è il grande mistero dell'amore di Dio per noi, da contemplare senza fine. Maria sta presso la croce, non scappa, sta lì, di fronte al dolore più strazzante che ci possa essere, la morte di un figlio. Per una madre è molto più facile affrontare la propria morte che non la morte di un figlio. Qui non c'è solamente Maria che sta perdendo suo figlio. Qui c'è Dio, Padre, che sta vedendo soffrire, patire, morire il suo proprio figlio. Maria sta vivendo un dolore spaventoso. Lei sta perdendo suo figlio, ma è madre. Si diventa sempre madre del dolore, ma il dolore della perdita del proprio figlio è ancora grande. Deve vedere suo figlio morire per vederci nascere. La celebrazione di oggi ci dà una lezione di compassione vera e profonda. Maria soffre per Gesù, ma soffre anche con noi, con lui, la passione di Cristo e partecipazione a tutto il dolore dell'uomo. Per intercessione di Maria, che ebbe gli stessi sentimenti di Cristo, chiediamo al Signore di darci un cuore capace di soffrire con chi soffre e di amare dimenticando noi stessi. Preghiamo la Vergine addolorata perché ci insegni a contemplare il Figlio crocifisso, perché non ci abituiamo a vederlo sulla croce, ma ci lasciamo sorprendere dal suo amore e impariamo a unire le nostre sofferenze a quelle del Figlio, come ha fatto lei. Invochiamo la Vergine addolorata di portare consolazione e pace a tutte le madri che hanno perso i loro figli a causa di una giusta guerra,
di cui i bambini sono vere vittime innocenti di piani disumani. Chiediamo alla Vergine addolorata di aiutarci a far rifiorire la pace vera, quella pace di cui oggi l'umanità intera ne ha bisogno. Amen. Yeah.
di Maria che per gli stessi sentimenti di Cristo chiediamo al Signore di darci un cuore capace di soffrire con chi soffre e di amare dimenticando noi stessi. Cantiamo insieme. لكي تكون الكنيسة أم ومعلمة في الحب والإيمان لكل البشر. Perché la società civile sia attenta alle sofferenze e ai bisogni dei più diseredati. Preghiamo. So that the families of the handicapped, drug addicts and those in prison find affection and help in their neighbors. Pour tous ceux qui pleurent la mort d'un ami, afin qu'ils fassent l'expérience de l'amour de Dieu ainsi que de sa résurrection. Für alle Mutter, die ein Kreuz besucht, mach sie bereit, ihr Leid als dein Kreuz anzunehmen. Para que todos nosotros que participamos a esta Santa Misa aprendamos de María a hacer la voluntad del Padre. Signore, che hai voluto associare alla passione del tuo figlio il dolore di Maria, accogli le nostre preghiere e rendici degni di completare in noi le sofferenze di Cristo a vantaggio di ogni uomo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'età dello Spirito Santo.
Oratre fratres, ot meum ac vostrum sacrificium, accipitabilit fiat ab Deum Patrim omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de maribus suis, ad aure et gloria Dominis sui, accipitabilit corpore nostram, illustre Ecclesiae sue sanctae. Suscipe misericors Deus, ad tui nomini laudet precies, hostiasque in venerazione Beata Maria Vergine, excipitas, quam estantem iuxta crucem, Iesu, clementer nobis matrem, passionem providisti, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sorsum corda. Gratias agamus Domine Deo nostro. Veridinium et justum est, ecum et salutare, nos tibi sempre et quicque gratias agere, Domini Sancti Pater omnipotens aeterna Deus, et in transfixione Beata Maria sempre Virginis, cui laudare, benedicere et predicare, quat et unigenitum tuum, Sancti Spirito, opum creatione concipit, et virginitatis gloria permanente, l'omine eternum mundi fundit. Iesum Christum Dominum nostrum, per quam maestatem tuam laudatint angeli, adorante dominationes, tromit potestates, Celi celermuque virtutes, ac piata serafim, socia exultatione concelebrant, cum equipus et nostras voces, ot admiti iobias deprecamur, supplice confessione discentes. Sanctus est Domine, fons omnis sanctitatis. Ec ego dona quesmus, et spiritu tuo rere sanctifica. Ot nobis corpus, et sanguis fiat, Domine nostri Iesu Christi, qui cum passione volontarie tradiretur. Accipit panem, et gratias agenes, frigit, te dicui discipulis sui discens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enum corpus meum, quod pro vobis tradetur. Similmodo, postquam cinatum est, accipis et calicem,
Eterum tibi gratias, agenes discipulis sui discens, accibite et bibite ex eo omnes, ec est enem calic sanguis mei, novi terri testamenti, qui pro vobis et pro multis se fundetur, in remissione peccatori, hoc facite in me in commemorazione. Mysterium fidei. Mortem tua annuntiamus, Domine, et tua resurrectionem confidemur, nomine venias. Memus egitur mortis et resurrectionis eis, tibi Domine panem vitae, et calicem salutis offerimus, gratias agentes quae non denius habuisti a stare coram te et tibi ministrare, et supplices deprecamur, ut corporis et sanguis Christi partecipis, a Spiritu Sancti congregemur in unum. Ricordare, Domine, Ecclesiae, quae tot orbe dispuse, ut cum uteam in caritate perficias, una cum Papa nostro Francisco, et Episcopo et Patriarca nostro Petro Battista, et Universo Clero. Quimento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormiere, ognunque in tua miseratione defuntor, et eus in lumen gustus tui admite. Omnium nostrum quesum ut miserere, ut cum beata Dei, genitrice Virgine Maria, cum beato Iosef e Ius Ponto, cum beatis apostolis et omnibus santi, qui tibi a seculo praquem, ed erne vitae meriamur esse consorte, e a te laudemus et glorificemus per Filium tuum Iesum Christum. Per ipsum et cum ipsum et in ipsum, Recipite, o Patri omnipotente, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Recepti salutaripus moniti, divina enunciatione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo, Domine ad omnibus malis, da propitius pacem, en dievis nostris, ut obi misericordia tua adiuti, et a peccatum sempre, simus sempre liberi, et ab omnis perturbationis sicuri, expectantis beatimis spem, et adventem salvatore nostri Iesu Christi. Via tum et regnum et potestas, et gloria in saecula. Domine Iesu Christi, cui dixisti apostolis tuis, pacem reliquo vobis, pacem meum de vobis, ne respiciat peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, iunque secondum voluntatem tuum, pacificare et coadunare dinieris, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Pax Domini sed semper, Pax Domini sed semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Agnus Dei, ecce qui tolit peccata mundi, beati qui ad aeternam invocati sunt. Domine non sum dignus sub trinque sub pectum meum, sed tanto declaro et sanabitur anima mea. Thank you.
Domini sacramentis redemptione eterna supplices deprecamur, ut compassionem beata Maria Virginis recolentes, ea nobis pro ecclesia adimpliamus, quad isunt Christi passionem, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Vobiscum, et nunc spiritu tuo, incline
benedizione. Deus qui beata Vergine Maria partum, genus humanum sua voluti divinitate redimere, sua vos dignitur benedizione ditare. Amen. Iusque sempre quae patrocinia sentiatis, per quam actorum vitae suscipere meristis. Amen. Et qui odierna dia duotis montipos convenistis, e spiritualium quadiorum celestium quae pat primorium vobis commonerare portetis. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendet super vos et maniat semper.